Campania verso la zona gialla e festività natalizie, nuova ordinanza di De Luca che vieta gli spostamenti verso le seconde case. Scelta giusta o sbagliata? Penso sia una scelta sbagliata alla fine, perché la zona gialla, come disse già De Luca, con la zona rossa, la zona rossa sì. Comunque possiamo fare tutto quello che vogliamo, ma comunque ci troviamo a fare assembramenti. I torresi, questi siamo. Spero soltanto che questa volta siano un poco più ragionevoli e siano più attenti. Quindi quello che chiedi è maggior umanità e senso di responsabilità delle persone? Certamente, perché altrimenti secondo me ci ritroveremo a gennaio o febbraio di nuovo con zone rosse, chiusura, coprifuoco e ci torneremo a lamentarci di tutto. Tu personalmente come passerai le tue vacanze di Natale? E passerò a casa e festeggiare fuori al balcone. Io e i miei familiari, i miei genitori e basta. Questo sarà i miei festeggiamenti. Giustamente in questi periodi qua l'economia torrese era basata certamente sul discorso di consumismo praticamente. I negozi si sa che loro hanno ragione a capire che la restrizione che ha fatto De Luca non perché non siano fatte bene, ma purtroppo ce lo impone proprio questo tipo di discorso che la pandemia ci sta attaccando continuamente. Noi con le restrizioni che stiamo vedendo in Italia non mi va bene solo il discorso che tra comuni e comuni ci portano a una confusione totale che noi non sappiamo ancora se io per spostarmi anche commercialmente a comprare qualcosa da un posto attaccato a 3-4 chilometri, cioè che funzione ha questo fatto di restrizione. Quindi lei chiede maggior chiarezza prima di tutto da parte del governo e soprattutto chiede ai cittadini un ultimo sforzo e non lasciarci, diciamo così, trascinare dalle feste natalizie, ecco, per non incorrere in danni poi subito dopo le festività, l'inizio del nuovo anno. Oggi diciamo che la gente è stufa di assistere tutti i giorni a delle regole nuove. Allora purtroppo stiamo quasi agli sgoccioli per il Natale, quindi la gente ormai non si rende conto nemmeno più il Natale se ha voglia di festeggiarlo, di prendere atto di tante cose della vita quotidiana che si portava prima avanti. Quindi stiamo in una confusione totale tutti quanti. Speriamo che il nostro Signore ci aiuti, ci protegge, ci liberi da ogni pericolo, da ogni coronavirus e che ci passiamo in un santo Natale, in santa pace all'anno nuovo.